Maserati è una delle leggende dell'automobilismo sportivo da quasi un secolo. La sua storia di grandi vittorie sulle strade e piste di tutto il mondo e di grandi piloti che hanno spinto queste vetture a superare tutti i record è segnata dalle vicende personali e professionali dei fratelli Maserati, ma anche da quelle di grandi uomini che hanno contribuito a far crescere questa azienda sino ai successi di oggi. Fa prima dire cosa non facevano, non si facevano gli pneumatici, non si facevano le ruote, non si facevano gli impianti elettrici con l'esclusione delle candele che invece si facevano, facente parte dell'impianto elettrico, e tutto il resto si faceva. Sono arrivati al 14 a fondare la società, a costruire delle vetture, degli ibridi con degli motori Hispano Suiza e dei telai Isotta Fraschini. Dopo la Prima Guerra Mondiale, Alfieri trasferisce le officine in uno spazio più grande. È qui che nasce nel 1926 la prima auto interamente Maserati, la Tipo 26. Mario, l'unico dei fratelli a non occuparsi di meccanica, disegna il logo del Tridente ispirandosi alla statua del Nettuno a Bologna, mentre gli altri fratelli si dedicano allo sviluppo di motori sovralimentati. Maserati presenta la storia dell'automobile. È il 24 aprile 1932. La Maserati fino a quel momento era stato un laboratorio artigianale in cui venivano costruite e prodotte 10-12 vetture da corsa all'anno. Ed è Fangio che si presenta primo e vince con la sua 6 cilindri Maserati. Fangio era molto pacato, molto chiuso, lui era molto preoccupato perché diceva, quando parlava così, con quella cosa dall'argentino, Maria tu vai troppo forte, era passione quello. I circuiti attrezzati c'erano molto l'Urbolik, Silverstone un poco, ma per dire Monte Carlo. Raggiunta la saturazione sulla prima linea è stata costruita una seconda linea di produzione identica. Anche il ritorno alle corse porta grandi successi con l'MC12 nel campionato mondiale FIA GT. Quindi già nel 2005 la prima partecipazione alla 24 ore di Spa. Questo è un modellino dell'MC12 che viene utilizzato in Galleria del Vento. Nel 2007 il lancio della nuova Maserati Gran Turismo disegnata da Pininfarina. Nuovi showroom Maserati in Turchia, in Australia e a Hong Kong, in Russia e in Cina. Soprattutto la Cina è uno di quei mercati che per esempio nel corso del 2008 ha avuto un incremento di quasi l'80%, per cui... Con la presentazione della nuova Maserati Cabriolet a Francoforte 2009